Ciao ragazzi, eccoci qua di nuovo con i rullanti acrilici, volume della serie super piccoli, chiamiamoli così. 8x6, 10x3,5 e 10x6. Vediamo un po', scandagliamo le loro possibilità in base alla portatura, cioè utilizzando quindi la chiave e verifichiamo dove possono arrivare e che effetti sonori sono in grado di darci. Quindi, questa adesso è una tensione abbastanza uguale su tutti e tre i tamburi, in quanto li chiamiamo, diciamo così, a chili di avvitamento, quindi di tensione sui cerchi. E abbiamo quindi questa, diciamo, accordatura e questo tipo di suono. Premetto, perché l'8 pollici così profondo rispetto a un 10 a, diciamo così, ciabattina? Perché essendo proprio il diametro della pelle così ridotto, se fosse stato veramente piccolo, una escursione timbrica era molto difficile ottenerla. Quindi ecco perché una profondità maggiore per dare più corpo proprio. Classico detto drum and bass. Vediamo questo rullante se è in grado di darci una timbrica, dato le sue dimensioni, acuta. Ecco, chiaramente più io tengo la vite, il tamburo diventa nasale, si chiude nel suo proprio effetto di tono. È molto sensibile, perde corpo. E questo è un po' il massimo, ritengo, che si può ottenere come timbro acuto dal rullante da 8 pollici. È abbastanza raro sul mercato, diciamo che non ce ne sono molti. Secco, molto brillante, comunque con una discreta sensibilità sulla cordiera, utilizzando poca tensione della cordiera. Vediamo dove può arrivare i toni bassi. Quindi avvicinandosi sempre di più, può essere un po'. Ricordiamo che il tamburo rullante ha una pelle inferiore molto sottile, molto sensibile, quindi non ha la caratteristica del tamburo, quindi con una nota molto lunga, è sempre abbastanza chiuso, un po' impiccato. Però al di là di questo aspetto, il tipico, diciamo così, dei rullanti, vediamo se è in grado, data l'esigenza a volte, di cambiare il suono fino a dove possiamo arrivare. Che è un po' una scatoletta da marching, però ci può dare ancora un discreto basso, abbastanza inusuale, inaspettato. E questo è un po' il limite del possiamo avere tamburo un, chiamiamolo, rumore di rullante. È chiaro che la sua natura principale, data la dimensione e il diametro della pelle, è un po' più su, diciamo. Se notate, io utilizzo sempre il sistema di accordatura in rotazione.
situazione o in senso orario o in senso antiorario, ma tentando di mantenere sempre una tensione abbastanza uniforme su tutto il cerchio. Questo per evitare di avere scompensi di tensione molto forte, specialmente su un tubo, per chi non mi ha seguito negli altri video, in metacrilato, cioè praticamente un materiale plastico termoformabile che ho sperimentato e ho voluto molto sottile. Di conseguenza è preferibile avere una tensione costante su tutto il diametro del tamburo per evitare deformazioni. Grazie a questo tirante che distribuisce la tensione anche sulla parte inferiore, ci possiamo permettere appunto delle tensioni notevoli, quindi raggiungendo anche degli obiettivi sonori piuttosto inusuali, molto acuti. Caratteristica che il metacrilato sopporta benissimo. Bene, passiamo al rullante da 10, la ciabattina 10x3,5. Classico, tipico proprio per una musica lati. Anche lui, essendo così piccolo, ha una pelle risonante da cordiera molto vicina, quindi una sensibilità di cordiera molto alta. Rullante che si può benissimo utilizzare chiaramente strumento di supporto o comunque specifico per musica molto tipo lati. Salendo. Ecco qua, molto chiuso, molto nasale, preciso, deciso. Sensibilità di cordiera, quindi possiamo dire che fino a questa tensione, diciamo quasi con le viti allentate, è il suo spazio massimo. Avendo poco corpo di tamburo, abbiamo una nota che è questa, fino ad eliminare praticamente la tensione. Però si snatura un po' troppo e ha, diciamo, ecco, diventa un rumore senza armonica, abbastanza chiuso, interessante. Questo è la sua gamma, da quello che era prima abbastanza acuto a questo rumore, chiamiamolo così, di ciabatta scorsa. Torniamo a un dimensione media. Okay. Vediamo suo fratello adesso, stesso diametro,
stesso numero di tiranti 6, ma leggermente più profondo, quindi con un corpo più ampio, un volume d'aria maggiore, la capacità di essere più tamburo proprio. Quindi anche lui in grado di salire. Attenzione, ma se notate, non so come definirlo, un suono sì nasale come quell'altro, ma con una U, io la chiamo così, più lunga, no? Proprio questo effetto determinato dal volume d'aria all'interno. Sentite, rimane nasale, chiuso, rispetto a questo che nelle stesse condizioni di tensione diventerà più, decisamente più brillante, meno, diciamo così, più chiaro. Più chiaro con una riduzione di questa profondità. Apertura di nota determinata dall'altezza, quindi dipende un po' da quello che dovete fare, qual è la caratteristica principale del vostro genere musicale, la scelta di o corto o lungo. Quello lungo anomalo da considerare come primo rullante di una batteria, diciamo di misure contenute, però assurdo, ma un rullante più profondo, diametro più piccolo, si può anche pensare per casi particolari che ha quasi una caratteristica timbrica pari a un rullante normale, per normale intendo misure da 12, 13 o 14. Marce militari. Questa è un po' la gamma, la disponibilità di questi tre piccoli micro rullanti volume in metacrillato. Passeremo adesso alle misure più grosse, i 12 pollici. Grazie.